There he is, Sergio Davi. He's here. He made it. Peace run, peace run, peace run, peace run. Peace run, peace run, peace run, peace run. Oneness, world, heart, joy has begun. Oneness, world, heart, joy has. Benvenute, pace, grazie. Alla torcia che sì. Porta. Ciao. Peace run, peace run, peace run, peace run. Peace run, peace run, peace run, peace run. Oneness, world, heart, joy has begun. Oneness, world, heart, joy has begun. Peace run, peace run, peace run, peace run. Peace run, peace run, peace run, peace run. E come mai hai iniziato a fare? Per passione e per una scommessa. Più di 10 anni fa è diventato poi un lavoro, praticamente. Qual è stata la scommessa, se posso chiedere? Che praticamente un mio cliente, io faccio lo skipper, e mi chiese, dice, ma tu sei, puoi andare con un gommone in Olanda partendo dall'Italia? E tu certo. E da lì è venuta fuori questa cosa. E qual è stata l'emozione di arrivare a New York? Ho visto. È incredibile perché è una città particolare. E mi ha fatto male vedere i traghetti controllati dalla polizia per motivi di sicurezza. Questo porta un po' di tristezza, perché bisognerebbe vivere in un mondo in cui, insomma, no? Ieri è stato un giorno molto triste, io non ho rilasciato neanche una sola intervista su Facebook, nulla proprio per il rispetto del posto dove mi trovo. È un posto unico e vedere la Statua della Libertà è pazzesco, anche perché la Statua della Libertà ti ricorda tutti gli emigrati che sono arrivati dall'Europa, dall'Italia, e sono veramente tanti, che poi è la forza degli Stati Uniti. Sono, se non erro, è la prima volta che fa una traversata del genere da solo, completamente da solo. Sì, da solo è la prima, sì. Come sì. Mai ha deciso di farlo da solo? È una scommessa con me stesso e sono contento che è riuscito.